facevo il muratore di giorno. Quando arrivavo a casa c'era un'altra giornata da fare. Perché? Perché non ero mai contento. Bisognava lavorare e basta. Mi sono accorto un po' tardi che bisognava forse risparmiare qualche fatica. Mi piaceva mangiare, io dovevo mangiare anche bene, non solo lavorare. E allora avevo delle bestie e bisognava andare a tagliare il fieno e aiutare la moglie a portarlo a casa. A casa mia non mancava niente da mangiare, ma neanche da lavorare. Perché quando andavo a scuola, arrivavo da scuola, avanti alla sala, non a studiare. E non sono lì. Bisognava mangiare. Capi, c'erano le case rustiche, c'era tutto, poi c'erano tante bestie, si curivano le bestie, si facevano i campi col grano saraceno, con la biada, con tutto. Era un'altra vita, certo, non è come ora. E si viveva coi campi, che mi metteva giù le patate, la segale, frumento, qualcosa lì. Dopo in giù c'era la vigna, andavamo in giù, c'era giù le stalle, portavano giù le bestie, dobbiamo tagliare il fieno, faceva di tutto così. E anche qui, adesso non c'è più niente, ma una volta era tutto prato, tutto. Ce n'era tanto lavoro, c'era tagliare il fieno, poi dovevano fare le foglie per seccare, per dare le mumme alle capre, le gole per le mucche, poi c'era il maiale, c'era di tutto, c'erano le galline, c'erano i conigli, cioè c'era di tutto. Di tutto, per. Tutto qua, e tutti avevano bisogno. E la vigna si andava giù, io lavoravo lì, la vigna piaceva, e piantavo tutte le cose che avevo bisogno da mangiare qua. Cioè per dare le bestie, per noi, per tutto, quella cosa lì. Però soprattutto sempre una vita al lavoro. E poi tagliare legna. Andavamo in giro a tagliare giù i castani o l'aria, dopo si tagliavano su, si tiravano dietro con la scisole. Con la scisole, si caricava su vai su subiale, che a scendere la scisola è come una slitta, no? Diciamo, e dopo ti mettevi sulla legna, la legai, però a scendere, dovevi stare dietro, a tenerla con le corde, poi quando trovi i pezzi piani invece in due davanti a tirare.